Buongiorno, il prossimo canto dei pellegrinaggi, canti che venivano cantati durante il viaggio verso Gerusalemme o all'interno della città di Gerusalemme, è il Salmo 125, che è un salmo di sicurezza, cioè il Salmo 123 di sfogo, Salmo 124 di ricordo delle salvezze, la liberazione del Signore, Salmo 125 di sicurezza, quelli che confidano nel Signore. Sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Il Monte Sion, Gerusalemme, Monte Sion che è diventato quasi il nome di tutta la città, Sion, non può vacillare, sta saldo in eterno. Piove, diluvia, c'è la grandine, addirittura c'è un terremoto, ci sarà un terremoto sul Monte degli Olivi, ma Monte Sion rimarrà saldo per sempre. Quelli che confidano nel Signore. Dio ci vuole lì, capaci di dormire in mezzo alla tempesta, capaci di essere forti qualunque la sorte, capaci di vincere, capaci di lavorare per lui in mezzo alla tempesta, come ha fatto Paolo, come ha fatto Gesù sulla croce, amare come Gesù sulla croce. Quindi noi non possiamo vacillare, siamo santi. Gerusalemme è circondata dai monti, prosegue il salmista. Così il Signore circonda il suo popolo, ora e per sempre. Cioè, guardando la geografia, guardando le montagne intorno a Gerusalemme, guardando il Monte Sion, dice così, come i monti sono attorno a Gerusalemme, così Dio è attorno al suo popolo. Dio è attorno ad Israele, ovviamente, qui parla di Israele, ma che non possiamo applicare al suo popolo, a noi. Ora e per sempre. Vedete, perché dubitiamo della Chiesa? Magari diciamo in Italia questo difetto e quest'altro, tutto vero, ma il Signore circonda il suo popolo. Ora e per sempre. Lo scettro, questo è interessante, lo scettro dell'empio non rimarrà per sempre sull'eredità dei giusti, affinché i giusti non tendano le loro mani verso il male. Lo scettro non rimarrà per sempre sull'eredità dei giusti, il che sta a dire che lo scettro è attualmente sull'eredità dei giusti. Lo scettro dell'empio è attualmente sull'eredità dei giusti, lo è in Israele, lo è in questo mondo dove domina il male, dove il diavolo, Satana, ha lo scettro sull'eredità dei giusti. I giusti erediteranno la terra è sotto l'influenza di Satana. E quindi tutte le istituzioni sono più o meno influenzate dal nemico. Ma la promessa qui che non avverrà e non rimarrà per sempre, affinché i giusti non tendono le mani verso il male, vedete la tentazione? Che i giusti diventano come gli ingiusti. O Signore, fa del bene ai buoni e ai retti di cuore.
Questo salmo dice e prega per il bene, fai del bene ai buoni, ai retti di cuore, ma quanti devino per sentieri tortuosi, il Signore li disperderà insieme ai malfattori, gli sviati, quelli che fuggono dalla verità, quelli che non vogliono più sapere niente della verità. Quindi questi saranno dispersi insieme ai malfattori. Questo è un salmo, vedete, di benedizione, ma anche di maledizione. Poi termina, pace sia sopra Israele. Quindi siamo circondati da Dio, siamo forti. Io non so oggi il tuo problema. Ma Dio è più vicino a te del tuo problema. Dio è più forte del tuo problema. Dio è la soluzione al tuo problema. Riposa in Lui. Gliel'hai detto in preghiera, confida in Lui. Stai tranquillo in Lui. Tu sei come il Monte Sio. Tu non puoi essere. Non puoi crollare in eterno. Dio ti benedica.